Iniziano da quando sei piccolino, dalla famiglia, dalla scuola, dalla religione, a buttarti dentro tutta una serie di dogmi mentali che difficilmente poi te ne libererai nel corso degli anni. Iniziano a raccontarti dal subito della mare di fregnacce che quelli sono cattivi mentre gli altri sono buoni. Poi vai a vedere nella realtà che quelli buoni sono esattamente l'opposto, come per esempio che i bambini iniziano subito ad insegnargli che gli indiani sono quelli cattivi e i cowboy sono quelli buoni, quando invece è tutto viceversa. Ti mandano a scuola 10-15 anni per insegnarti delle cose che potresti tranquillamente imparare in 6 mesi. Pensate che quando io andavo a scuola mi insegnavano la limatrice che non esisteva più ormai da 10 anni. Quindi la maggior parte delle cose che ti insegnano non servono assolutamente a nulla. Ma soprattutto ti insegnano che è normale andare a lavorare dal lunedì al venerdì, a volte anche il sabato, 8, 10, 12 euro per prenderti uno stipendio il quale poi ti servirà solamente al massimo per sopravvivere, o altrimenti se poi invece ne prendi molti di più per poi diventare un super taccagno, perché più ne hai più ne vogliono. Viviamo in un mondo in cui la gente si alza alle 7 di mattina per andare a prendere una macchina, un treno o qualcosa, per poi finire una tangenziale, per andare a finire su un mezzo pubblico, per recarsi in un loculo in cui la maggior parte dei tuoi colleghi non li sopporti, per poi andare poi a finire alla sera arrivando a casa stanco, distrutto e mezzo morto. E tutto questo è la normalità, ti vengono insegnate tutta una serie di fandonie, ti vengono insegnati che praticamente quelli sono i bravi e tutti i paesi che non sono allineati a loro sono comunque cattivi. Ti vengono insegnati dalla televisione, iniziano con Happy Days a lavarti il cervello, oppure da quando sei bambino, lo vedo con i miei nipoti che gli raccontano che la seconda guerra mondiale è stata vinta dagli americani. Ovviamente con questi professori che si dimenticano di dire che la guerra mondiale l'ha vinta anche l'Unione Sovietica, oppure raccontandogli adesso come fanno le scuole i bambini, è successo ancora con mio nipote, che gli astronauti vanno nelle stazioni orbitanti grazie ai missili americani. Quando invece sono più di 10-15 anni e ormai tutti gli astronauti, quasi tutti, vengono portati dai russi con la stazione orbitante che c'è, praticamente con la stazione di partenza che c'è in Kazakistan. Ma ovviamente questo non gli viene detto. Ovviamente tutti i paesi che sono allineati con gli americani sono quelli bravi, mentre tutti quegli altri sono cattivi. Ti viene insegnato che tutti quegli altri paesi hanno dei regimi, mentre i paesi che invece sono amici loro invece hanno semplicemente dei governi. Poi magari in quei paesi lì, come l'Arabia Saudita, i diritti umani sono praticamente allo zero. Ti vengono raccontate tutta una serie di fregnacce dalla mattina alla sera su radio, televisione, con la gente che pensa che quelli fanno finta di litigare, invece stanno facendo un teatrino dove tu sei semplicemente la vittima. Ma soprattutto la cosa pazzesca è che la gente crede che oggi la normalità sia quella di lavorare dalla mattina alla sera per un pugno di riso, la normalità sia quella di comprarsi un cellulare che ci vuole un mese per comprarlo, che ci vuole magari 1.000 euro, 700, 800 euro, ma comprandolo rate magari non, sembra che, non, sembra che non lo paghi tanto. La normalità ormai è quella che è diventata, che tu vai a lavorare praticamente per pagare gas, luce, assicurazioni, benzina e compagnia varia, ma alla fine non ti rimane più attaccato niente se non la fatica di andare a farsi una settimana di vacanza all'anno, ma anche con quella in difficoltà. Ti fanno credere che tutto questo è la normalità. La normalità è quella di alzarsi la mattina, tornare a casa la sera, spaccarti le ossa per portare a casa un pugno di riso per riuscire a comprarsi un loculo, oppure per fare un mutuo trentennale, oppure per, che ne so, per andare la domenica al centro commerciale. Tutto questo è quello che ti fanno credere. Intanto ti stanno rubando la vita, ti stanno rubando gli anni migliori della tua vita. Oppure chi decide di uscire questo lo fa, dice no, ma io non sto in questo circolo, però fai una vita da pezzente. Tutto questo è completamente sbagliato e tutto questo arriva da tutto quello che è il sistema neoliberista. Quello è il male assoluto. Perché? Perché avere una casa data dallo Stato, avere le bollette pagate dallo Stato, la luce, quello comunque per il pitico medio è completamente sbagliato. Oggi noi abbiamo una situazione tale nel mondo in cui abbiamo degli stati, delle nazioni che lasciano milioni, migliaia, miliardi, che ne so, di persone in mezzo
a fare dormire nelle fogne delle città, nelle tende. Guardiamo gli Stati Uniti d'America che spendono 50 miliardi di dollari per un bombardiere atomico e poi lasciano milioni di persone in mezzo alla strada, oppure spendono più loro in armamenti che tutto il resto del mondo, ma non è che gli altri stati siano di meno. E quindi i politici che giocano a farsi la guerra fra di loro, a creare e a pagare armi, mentre il popolino va alla fame e intanto ti stanno rubando la vita perché la normalità è lavorare 8, 10, 12 ore al giorno, quando la tecnologia ha fatto passi da gigante. Ci sono venuti a raccontare che nel 69 andavano sulla Luna e oggi siamo nel 2021 con l'automazione ai massimi livelli che potremmo lavorare tutti 3 ore al giorno, perché io sono 30 anni che faccio automazione e robotica, vi posso garantire che oggi come oggi potremmo lavorare tutti 2-3 ore al giorno. Se le nazioni non spendessero tutto quello che spendono in armamenti, potrebbero tranquillamente dare una casa e due pranzi gratuiti a tutta la gente, invece spendono miliardi nelle armi e ti mandano a te a lavorare 8, 10, 12 ore al giorno. Si potrebbe tutti lavorare 2-3 ore al giorno con l'automazione che c'è oggi ed essere liberi, ma intanto loro ti stanno rubando la vita e tu fai sempre parte, sei come il criceto che sei dentro in questa ruota che continui a correre, 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 correre.